comincerò, io non mi fermerò. Il ritmo del mio cuore mi ha portato qui, lo so. Un mondo nostro. Io troverò i miei amici perché. Molto bene. Di sicuro questo non è il mio giardino. Ciao, come te la passi? È la tua prima volta, Pawtucket? Io ci vengo da un po' ormai. Mi piace andare in giro a dire ciao ai nuovi cuccioli. Ciao, nuovo cucciolo. Io sono Roxy. E io sono Churchill. Ma che posto è questo? È Pawtucket, un mondo soltanto per cuccioli, totalmente creato da cuccioli. Sto arrivando! E ora me ne vado! Quello è Trip. Nel mondo degli umani non può fare paracadutismo, ma qui a Pawtucket invece sì! Andiamo, ti porto a Little Pet Shop, dove avrai il tuo kit di benvenuto. Troverai scritto che quando un cucciolo rende il suo padrone iper mega felice, abracadabra! Il cucciolo ottiene l'accesso qui a Pawtucket. Il kit contiene anche una chiave carinissima che permette di attraversare il portale magico spazio-temporale. In pratica puoi stare a Pawtucket tutto il tempo che vuoi, e mentre tu sei qui, a casa tua il tempo non scorre. Ciao, Ben! Roxy, è vero che baderai alla casa di Savannah Chitaby? Sì! Per me è perfetto perché ora non ho un appartamento. Che è successo al tuo? Non ricordavo dov'ero e ho cercato di seppellire un osso nel pavimento e in quel modo l'ho fatto crollare. Perciò il tour di Savannah capita proprio al momento giusto. Chi è Savannah? Come? Chi è Savannah? Che sai tu? Oh, lui è Churchill, sai, è nuovo. Vedi, Savannah è la più grande pop star qui e i suoi fan le sono molto devoti. Come avrai visto. A proposito, sono Bev. Roxy ti ha già portato a Little Pet Shop? Ce lo sto portando adesso. Ehi, c'è Quincy! Ciao, Quincy! Oh, caspiterina, si sente bene? Sì, sta benissimo. È tipico della sua razza. Sviene quando si spaventa. E Quincy si spaventa, come posso dire, per ogni cosa. Oh, bella copertina! Oh, quella laggiù è Jade. Ciao, Jade! Oh, è la mia migliore amica. Non sono la sua migliore amica. Abitiamo solo nella stessa via nel mondo degli umani. Jade è una che vede sempre la ciotola mezza vuota. Io sono più da ciotola mezza piena. Ci becchiamo in continuazione. È una cosa che lei adora. No, non l'adoro. Andiamo, Churchill. Prendiamo la tua chiave, così potrai andare e venire tra Pawtucket e il mondo umano a qualunque ora. Ora? Mi sono scordata dell'ora! Bev, puoi sostituirmi? Devo correre subito da Savannah. Deve spiegarmi tutto su casa sua. Va pure. Io mostro a Churchill i video di benvenuto. Vedrai, ti piaceranno. No, non ti piaceranno. Guarda un po'. Roxy, mia cara, ti prego, promettimi che baderai a dovere a casa mia. Badare a una casa è il mio forte. Preferirei rotolarmi per terra e fingermi morta che deluderti, oppure dare la zampa. D'accordo, va bene. La cosa più importante da sapere è che le mie piante sono i miei cuccioli. Hanno preso tutto dal padre. Dal padre? Perché tu sei un ghepardo e loro piante. Era una battuta, vero? Sono nei guai. Solo se non sarai impeccabile nel prenderti cura dei miei cuccioli. Esmeralda deve prendere 2 cucchiai d'acqua a mezzogiorno e a mezzanotte. Mezzogiorno e mezzanotte, ricevuto. Poi c'è Felce Abbagliante Terzo, il mio preferito. Ha bisogno di ombra, potassio e tanti complimenti per la sua clorofilla. Se uno dei miei cuccioli appassisce anche solo un pochino mentre io sono via, ne sarò decisamente contrariata. Ottimo, nessuna pressione. Ombra e poi potassio. Acqua. Tu devi essere la famosa terrier di cui tutti quanti stanno parlando. Sì, quella che dovrà badare alla casa di Savannah. Io sono Petula. Io invece sono Sweetie. È davvero strano che non ci siamo mai incontrati in giro. Oh, ma ci siamo incontrati il mio primo giorno qui. Vi ho detto là, ciao, al parco, ricordate? È stato buffo perché voi avete riso e ve ne siete andati. Io non ho alcun ricordo di quell'incontro. E tu, Petula? Nemmeno io. Gavin? No, non mi viene in mente nulla. E a te, Mitchell? Sì, sembra proprio una cosa da noi. Oh, anzi, no.
erano altri cuccioli. Bene, ora che siamo tutti qui riuniti, perché non usciamo insieme? Noi stavamo giusto andando alla spa dello Shake and Dry. Devi venire con noi. Sarebbe fantastico. Ho la sensazione che questo potrebbe essere l'inizio di una grande amicizia, Rhonda. Mi chiamo Roxy, ma sono d'accordo. Caspita, è stata proprio una giornata divertente. Non trovi, Mitchell? Sì, molto divertente. E penso che sia tutto merito di Roxy. Sì, infatti è merito di Roxy. E sai che cosa sarebbe grandioso adesso, Roxy? Se potessimo continuare a divertirci tutti insieme a te nell'attico di Savannah. Per tutte le lane! Roxy, questa è un'idea davvero grandiosa! Un attimo! Quello non è il mio appartamento e non so se Savannah vuole che io inviti gente. Ma noi non siamo gente! Siamo tuoi amici! Beh, in effetti... Roxy! Eh? Vieni! Che fai con quelli? Sono i peggiori snob di Pawtucket. Ma con me sono gentili. Se erano degli snob, magari sono cambiati. No, non cambiano. Se sono gentili, ti stanno usando. Oh, perché non pensi che vogliano essere miei amici? Perché sei così negativa? Non sono negativa, sono realistica. Beh, anch'io sono realistica e sono convinta che i cuccioli siano tutti buoni. E adesso te lo dimostrerò. Lo vedrai. Oh? Volete venire a casa di Savannah? Allora verrete a casa di Savannah! Non vedo l'ora, Roxy! Ecco qui una piccola lista di cose che vorremmo tanto avere per poterci divertire! Musica dal vivo! Non si può fare troppo baccano, alcuni vicini sono in letargo! Peccato, allora soltanto il DJ, basta che ci sia la musica! Ciao, a stasera! Oh? Afferra l'orologio, Ramon! Voglio quell'orologio! Sì! Ah, queste macchinette! Hey, Trip! Puoi venire da Savannah stasera? Per caso hai bisogno di un bravo DJ? Precisamente! Andata! Allora a più tardi! Grazie! Ora mi serve qualcuno che mi aiuti con il cibo! Ok, gli stuzzichini sono serviti! Non trovi che sia fantastico? Petula e gli altri sono super gentili e anche super tranquilli. Avevo ragione su di loro. Spero non ti dispiaccia, Rox Rox, ma abbiamo chiesto a degli amici di fare un salto. Beh, basta che non siano... Forza, venite ragazzi! La pappagallina ha da mangiare! Solo uno a testa, per favore! Abbandonarti qui, Roxy! Ma almeno uno di noi deve sopravvivere per raccontare com'è andata! Attenzione! Devo chiedere a tutti quanti voi di... Andare via! Non è carino! Io sono nata per ballare! Guarda me! Posso ballare per terra? Ballare sui muri? Ballare sul lampadario? No, il lampadario no. Oh! No, Esmeralda! No! La pece! Oh no! Savannah si arrabbierà moltissimo per questo! Oh, povera Roxy! Quanto mi dispiace per te! Cosa? Pensavo foste miei amici! Oh, pensavi male, tesorina! Oh, oh, ci mettiamo in posa! La festa è finita! Ah, sì? E chi è che ci caccia via? Semplice, il Rottweiler che abbiamo portato con noi. Cercherò di essere chiaro. Grazie, Samson. Beh, che posso dire? Abbaio da paura. Su, avanti. Dimmi, te l'avevo detto? Avevo ragione io su quegli snob. Te l'avevo detto. Avevo ragione io su quegli snob. Forse dovrei diventare una da ciotola mezza vuota. Oh. No, è compito mio. Il tuo è notare che Eddie è volato da me a chiamarmi e che Bev e Quincy ci hanno aiutato. Oh? E che il povero Trip è ancora qui fuori a congelarsi le guance! Che sbadata! Ho dimenticato Trip!
E che Jade vuole che tu vada a vivere con lei? Aspetta, chi vuole vivere con chi? Roxy ha bisogno di una casa e tu hai una stanza in più. Davvero? Davvero, davvero, davvero? Oh. Churchill, torni a casa, eh? Ti sei divertito qui? Oh, ma certo che sì, Roxy. Ti prometto che tornerò molto presto. Bene, alla prossima, allora. Ciao, io sono Roxy, benvenuto a Pawtucket. Questa cucciola è Jade, lei è la mia migliore amica. Non sono la sua migliore amica, solo coinquilina. Oh mamma, sono la sua coinquilina.